vorrei fare il punto sullo stato attuale della conoscenza. Mi rivolgo con scrupolo a tutti i ricercatori della verità. Intanto io vorrei puntualizzare che cosa sia la verità, perché noi veramente possiamo partire da essa in quanto essa ha tutti i requisiti per essere giudicabile verità assoluta. La verità assoluta lo è assoluta quando pone in relazione tra loro due entità opposte, perfettamente opposte, tanto che se si sommassero l'una all'altra noi avremmo lo zero. Quando lo zero si divide in due valori contrapposti, come sono n elevato a 1 ed n elevato a meno 1, noi abbiamo per risultato il valore essenziale dell'unità. Il valore 1 è un concetto attribuito dalla mente umana al perfetto interagire tra loro di due enti esattamente uguali e contrari. Volendo riferirci al mondo fisico, questa verità una lo è quando considera l'interazione tra l'azione e la reazione, per come entrambe sono espresse dal terzo principio della legge dinamica. Quando noi assegniamo all'unità il suo essere un decimo del ciclo 10 riguardante qualsiasi unità della fisica, quindi assolutamente liberi dalla concezione che noi diamo a questa unità, quando noi lo facciamo, riconosciamo al ciclo 10 di 10 decimi il valore assolutamente unitario che corrisponde ad una valutazione assolutamente perfetta data alla verità, perché espressa secondo la perfezione della legge matematica di tutti i rapporti quantitativi. Ecco, se noi poi, considerando che 10 elevato a 0 è 1, che 10 elevato a più 1 è il padre di ogni cosa, espansa linearmente per 10 nel suo ciclo dinamico, e consideriamo che 10 elevato a meno 1 è la unità relativa al 10, noi abbiamo espresso con una sola legge data da 10 elevato a 0 uguale 10 per 10 elevato a meno 1, o per dirla in maniera più semplice, 1 uguale a 10 decimi, abbiamo espresso in questo modo il principio fondamentale dell'esistenza che Gesù Cristo ha definito nelle tre parti essenziali e assolute date dallo Spirito Santo dell'unità riferibile a 10 elevato a 0, dal Padre riferito al 10 e dal Figlio riferito a un decimo. Le decime di Dio, della legge ebraica, spettanza al Dio 10, sono giuste, sono esatte, perché l'unità è data da 10 decimi.
Quindi noi, quando, come faccio io, ci riferiamo alla interpretazione cristiana data da Gesù Cristo al Dio essenziale, costituito da Padre, Figlio e Spirito Santo, noi ci rivolgiamo esattamente a quella verità una e incontestabile data dalla espressione matematica ottenuta attraverso tre membri, di cui il primo è la sintesi data da 10 elevato a 0 del secondo membro, la cui interazione è data da 10 decimi. Questa è una verità assoluta, incontestabile, alla quale hanno fatto ricorso i fisici illuministi quando, sul finire dell'anno 1700, decisero che tutte le unità della fisica dovevano corrispondere al decimo del ciclo dato da 10 decimi, riferiti ciascuno alla sua unità. Certo che in questo caso l'unità che si riferisce in ciascun ente al suo sintetico ciclo di 10 decimi è un valore essenziale, assoluto, che appartiene a tutte le unità della fisica, all'unità del tempo, della massa, dell'energia, dello spazio e di ogni altra possibile unità, e furono tutte costrette a entrare in questo ciclo, tanto che fosse approvato il sistema metrico decimale per tutte le unità della fisica. Questa scelta degli illuministi francesi fu una scelta assolutamente perfetta, perché fatta proprio a partire dall'assoluta verità, io direi, di Gesù Cristo, per cui lo Spirito Santo dell'unità, ossia il concetto uno, è proprio in funzione dell'interazione tra due opposti generazionali, come quelli che esistono tra un padre che genera un figlio ed un figlio che è generato dal padre. Facendo discendere da questa verità assoluta tutte le altre verità, noi attuiamo una vera scienza, perché noi partiamo da una cosa essenziale e assolutamente perfetta, che non può essere in alcun modo contestata, perché mette insieme sia il momento conclusivo della sintesi, nel primo membro, dato dal numero 1, e il momento del tutto che è posto in atto, come l'intera relazione che esista tra 10 decimi. A questo punto noi abbiamo l'esistenza di ciò che esiste e che si poggia su entrambi quei modi diversi di quanto è. E, come dicevano i filosofi, era contraddistinguibile in un essere in potenza e un essere in atto. Infatti, in 10 elevato a 0, tutto è in potenza, mentre nel secondo membro, dato da 10 per 10 alla meno 1, tutto è differenziato, è presente nella sua forma in atto, che
non prevede un atto avviato verso la sua conclusione e determinazione nel tempo, ma proprio l'assetto definitivo e totale di tutte le relazioni possibili ed esistenti tra i due opposti dati da 10 e 10 alla meno 1, ovvero dal padre e dal figlio. Noi, se ci riferiamo alla matematica, possiamo veramente concepire il padre di tutti i numeri come il ciclo 10 di 10 unità decime. Infatti, per ottenere qualunque numero, noi possiamo soltanto nel nostro sistema decimale moltiplicare 10 per se stesso, una o più volte. Se noi abbiamo solo la presenza di 10, abbiamo 10 elevato a 1. Se noi abbiamo il 10 che moltiplica una volta la sua base per se stesso, con 10 per 10, noi abbiamo 10 elevato a 2 e compare il numero 2, come le due volte in cui 10 entra in relazione intima con 10 per 10. A questo punto l'azione immediata, diretta, immaginata come 10 per 10, ossia 10 elevato a 2, poiché è vista nel modo uguale e contrario nel nostro sistema relativo, essendo una potenza che ha base 10 ed esponente 2, quindi una potenza basata sul 10, è osservata nel modo esattamente uguale e contrario dato dal logaritmo decimale di 10 elevato a 2, logaritmo decimale che abbatte la base 10 e fa risultare solo il numero 2 delle volte in cui la base 10 interagisce intimamente. Quindi il nostro modo relativo di vedere il mondo è attuato attraverso il modo logaritmico decimale di una potenza basata sul 10, che è tolta di mezzo e che approda al solo calcolo delle volte, ossia di quanto tempo di intima relazione il 10, come un padre di ogni numero, attiva con se stesso. Per questo 10 è il padre di ogni possibile numero. Essendo infatti 10 elevato a n, visto nella sua azione, attraverso l'azione uguale e contraria, data dal logaritmo decimale di 10 alla n, che è uguale a n. In questo modo, con un ordine veramente massimo, noi abbiamo che la base 10 diventa il padre vero di ogni numero che appartiene al sistema decimale. Infatti ogni numero, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e tutti gli altri, proprio sono le volte che il ciclo 10 moltiplica e interagisce solo in se stesso, come un padre unico e assoluto di ogni cosa, che per attuare le altre cose mette in essere una sua assoluta contrapposizione e si lascia misurare attraverso questa contrapposizione.
la contrapposizione che in questo caso mette in atto rientra nel terzo principio della dinamica azione e reazione ed è la reazione alla potenza 10 elevato a n. Reazione, ripeto, data dal logaritmo decimale di quella potenza. Quindi noi, quando vediamo un mondo come fatto di n quantità diverse, dobbiamo sapere e riconoscere che per la legge generale in cui questo mondo esiste, esso esiste in questo modo, essendo il logaritmo decimale della potenza 10 elevato a un n che è dato da una somma 1 più 2 più 3 uguale a n. Noi riusciamo a vedere un universo unico, differenziato in singole unità di tutti i tipi, da quelle degli atomi a quelle degli uomini a quelle dei pensieri, ogni tipo di unità, semplicemente togliendo di mezzo il padre 10 attraverso il logaritmo decimale. Quindi, quando la scienza dei nostri giorni parte dalla considerazione che presenti in questo mondo, per appurare qualsiasi cosa, dobbiamo partire dall'osservazione reale di quello che abbiamo attraverso processi che dimostrino la verità dell'essere attraverso la continua presenza sempre dello stesso risultato, tanto da poter definire così una legge relativa. Quando noi partiamo da questo modo dell'osservazione della realtà, che fu introdotto successivamente da tutti coloro che fondarono la scienza come oggi è intesa, attraverso singole esperienze, tutte riproducibili e tutte aventi lo stesso risultato, tanto da confermare quella legge fino a che non risulti contraddetta, quando noi facciamo questo, l'uomo decide di abbandonare il sistema delle definizioni assolute di tutto ciò che esiste, decide di abbandonare l'uso della sua ragione per osservare la verità intrinseca di fenomeni relativi nel piccolo. E attraverso questa osservazione, che possiamo dire parte dal particolare per risalire al generale attraverso il riconoscimento di leggi relative, quando la scienza fa questo e abbatte poi assolutamente il sistema opposto dal quale io sono partito, pensando che in questo modo e solo in questo modo non è frastornata e non è confusa dalle idee, compie un vero e proprio arbitrio della intelligenza, perché ogni esperienza reale nel suo risultato va compresa. Ossia, l'uomo non può rinunciare all'uso della sua ragione, che si faccia una ragione di quanto l'uomo veda accadere sempre nello stesso modo, tanto da potersi configurare in una legge. Se l'uomo non interpone l'uso della sua ragione, può essere confuso fino a credere, ad esempio, al sistema tolemaico di tutte le stelle dell'universo, comprensivo il Sole, che girino attorno alla Terra, perché ripetendo sempre questa osservazione, noi vediamo sempre il Sole girare attorno alla Terra, assieme a tutto l'universo. Se non interponiamo l'uso, personale o no, della ragione
e noi prendiamo per buono, per oro colato, quello che vediamo senza interporre l'uso della ragione, arriviamo a credere che è vero solo il mondo relativo, ossia quel mondo che è relativo a una azione che esiste, è fondamentale, ma non appare mai se non nella reazione. Insomma, l'uomo, pur essendo arrivato a capire che in ogni azione dinamica abbiamo sempre l'esistenza di una coppia di azioni contrapposte, l'uomo arriverà a credere vera una sola delle due osservata in base all'altra. Ossia, quella sola azione visibile del Sole che gira attorno alla Terra, osservata sulla base della Terra che in verità gira attorno al Sole. E così siamo confusi. Vediamo, per esempio, nell'universo la fuga delle galassie, e lo vediamo con la nostra capacità di vedere solo la luce, di vedere solo la materia, e vedendo l'espansione della materia e della luce connessa con queste stelle fatte di materia, la sola parte che noi vediamo, arriviamo a dire che, poiché noi le vediamo espandersi, è contraddetto il valore attivo della gravitazione universale, se non configuriamo l'esistenza preliminare di un grosso botto, di un Big Bang, che in un momento iniziale ha vinto sulla gravitazione, ottenendo l'opposto della gravitazione. Sono passati secoli dal riconoscimento della verità del principio di azione e reazione. Eppure l'uomo oggi continua a credere vero il fenomeno osservabile attraverso la materia e attraverso la luce, che influenza ed è possibile ricevuto dalla nostra ragione, e lo distingue in modo assoluto dalla dinamica assoluta che deve assolutamente considerare anche il fenomeno esattamente uguale e contrario alla materia e alla luce, che è dato dall'antimateria e dal magnetismo. Per cui abbiamo che, mentre nell'universo la gravitazione universale veramente è in atto sull'antimateria corporea e la attira tutta in un punto adimensionale, tanto da annichilirla, da annichilire tutto l'universo, mentre questo è in atto come il profilo magnetico della gravitazione universale, noi semplicemente stiamo assistendo all'azione giusta, uguale e contraria di una espansione centrifuga della materia, che è l'opposto dell'antimateria, e dell'elettricità, che esiste nel verso opposto al magnetismo. E crediamo che sia vero solo questo. Insomma, il nostro cervello, la nostra facoltà mentale di esseri ragionevoli, arrivano a credere vero il modello evolutivo dell'esistenza della materia vista attraverso la luce, percepita attraverso i nostri cinque sensi, e ammette che
La verità assoluta è l'evoluzione. L'evoluzione poi della specie, per cui l'uomo veramente diverrebbe in atto, nella sua presenza nel mondo, attraverso una sua derivazione da modelli di individui di tipo diverso, l'uomo di Neanderthal, la Lucy che visse 3 milioni di anni fa e dal quale l'uomo a poco si sarebbe evoluto. Oggi non c'è una sola persona nel nostro mondo che dubiti di tutta questa verità. Eppure è semplicemente una verità relativa alla verità opposta di un annichilimento generale di ogni cosa in essere che sta veramente rientrando nel suo essere in potenza, annichilendosi tutto e rientrando in un puro modo immateriale di esistere tutto quanto in potenza, come quel 10 elevato a 0 che è un puro concetto unitario, che arriva a questo risultato partendo dal secondo membro della stessa equazione in cui è in piedi tutta la relazione tra 10 e 10 elevato a meno 1 e non solo il momento di una interazione, quello che noi stiamo vedendo qui nel tempo in cui stiamo assistendo, compresi dentro questo modello attuativo. Noi, se immaginiamo di avere ancora tempo di osservazione in cui le cose appaiono definirsi e realizzarsi, lo possiamo solo in modo relativo, considerando a dovere l'implosione che esiste ed è in atto attraverso le forze dell'antimateria e del magnetismo, che, proprio come diceva la religione in relazione all'intervento definitivo di Dio, toglie via tutto l'aspetto reale e relativo del mondo e lo riconduce al puro essere ideale e in potenza in cui ciascuno di noi avrà un abito ora non più reale che si consuma ed è mangiato dalle tarme, ma uno ideale, indistruttibile e che vale in eterno. Se noi non partiamo da una verità assoluta che comprende i due modelli, tutti e due, del modello che annichilisce tutta la realtà e la riconduce al suo puro essere in potenza, e l'altro, quello opposto, che parte dall'essere in potenza e lo degrada tutto nella forma totale in atto, se noi non prevediamo tutti e due i modelli, quello di una fondamentale devoluzione, non possiamo comprendere l'aspetto relativo della evoluzione e della evoluzione della specie che noi stiamo osservando. Per cui tutti questi scienziati che a questo punto messisi a osservare il relativo e in modo acritico, tanto da prenderlo in considerazione direttamente così come è, vedendo in essere così come è l'evoluzione della specie nelle forme della materia e del suo modo di apparire attraverso la luce, credono e considerano giusto, esatto e valido di per sé quanto invece è un puro effetto uguale e contrario al vero dinamismo dato dal valore esattamente uguale e contrario. Insomma, se noi vediamo un universo
numerico, quantitativo, dato da n quantità, date da 1 più 1 più 2 più 3 più 5, tutte quelle che vogliamo, e lo consideriamo come l'espressione di una consistenza differenziata, e non siamo capaci di capire che la sua verità è data dalla potenza 10 in base a n, se noi facciamo fuori la base 10 di Dio Padre, certo, vediamo un mondo relativo di quante volte esiste nei numeri indici e lo prendiamo per buono, avendo eliminato in sostanza il nostro Dio Padre. Ci sono scienziati che, osservando il mondo naturale e intervenendo a proposito della filosofia della fisica, come la HAC, la quale, sulla base di quello che osserva nell'universo, si è permessa di criticare, per esempio, il modello che si arrivava, fatto da Aristotele, in cui esistessero nell'universo orbite tutte aventi la forma circolare e non di una ellisse, come noi la vediamo oggi. E costei rimprovera il buon Aristotele di non essere stato sufficientemente approfondito nel suo esame. Ma la stessa Hatt, che considera questi eventi, questi fenomeni, solo per come appaiono direttamente e non messi in relazione alla dinamica opposta, rivela l'assoluta incapacità della sua ragione di accettare la presenza dell'unità e trinità di un essere fondamentale che Gesù Cristo ha chiamato Dio e che si esprime proprio nelle forme trinitarie di un 10 elevato a 0 uguale a un 10 per 10 elevato a meno 1. Lei considera solo quanto vede attivo nelle forme relative. È assolutamente carente proprio nel fondamento assoluto della sua ragione, perché prende in considerazione i fenomeni naturali così come sono, senza attuare assolutamente l'intelligenza di vederli compresi in un fenomeno assoluto che condiziona questo aspetto relativo all'aspetto uguale e contrario. Tanto che noi, vedendo una cosa in una forma, la stiamo vedendo nella forma reattiva, ossia uguale e contraria a quella primaria, invisibile, essenziale, perché, essendo il primo dato, non è mai percepibile dalla nostra ragione, che per considerare qualsiasi cosa deve riferirla sempre a una cosa che esista prima. Noi, con la nostra ragione, siamo abituati a considerare solo quello che esiste dopo, e la scienza naturale, che esegue in questo modo, avvalora l'esistenza di un mondo materiale così come lo vede, senza più la capacità di tenere in giusta considerazione gli stessi principi fondamentali cui è arrivata l'osservazione della verità, quando con la dinamica essa si svolge nel tempo. I principi della dinamica sono tre, li conoscete tutti quanti, ma vale la pena di ricordarli un attimo. Il primo principio è di tipo conservativo, dice che quando un sistema totale, quindi è un sistema chiuso, è totale, esso è conservativo, ossia conserva sempre le sue condizioni e non subisce una deformazione nella sua massa.
perché se è in moto rimane sempre in quel moto, se è ferma rimane sempre in quella condizione di stasi. Questo è il primo principio, perché se, e qui entra in atto il secondo principio, questa massa si muove è solo perché è intervenuta una forza che ha accelerato quella massa. Il secondo principio fondamentale della legge dinamica, che dice che la forza è uguale alla massa moltiplicato per l'accelerazione, è un principio proprio che interviene sul primo principio, quello in cui tutto è fermo o tutto è in moto costante e uniforme, e lo accelera. Ogni accelerazione della massa esiste solo quando interviene una forza esterna. E poi c'è il terzo principio, che dice che questa forza esterna è proprio l'azione uguale e contraria a quella che noi stiamo vedendo, perché noi stiamo vedendo ogni cosa in modo relativo a quella azione uguale e contraria a quella che noi vediamo, ma che è invisibile nel nostro sistema, che per vedere una cosa deve avere prima un'altra cosa a cui riferire la seconda. Per cui, vedendo la seconda, in sostanza assiste alla variazione rispetto alla prima. Nello stesso modo in cui il secondo principio fondamentale della dinamica aveva variato il primo attraverso l'intervento della forza. La forza che in questo caso interviene è proprio esattamente l'inverso di M per A. Proprio l'esatto inverso. Ma se l'uomo a questo punto non capisce che vedendo l'accelerazione della massa la vede sulla base della sua esatta esistenza inversa, in cui tutto implode in un puro essere in potenza, se l'uomo non si rende conto che noi vediamo l'evoluzione solo a partire della contrapposta devoluzione di tutta la realtà che si annichilisce e rientra nel suo puro essere in potenza, se noi non poggiamo all'origine della nostra osservazione la devoluzione, l'annichilimento di questo nostro mondo, noi non possiamo vederlo nell'aspetto opposto di una possibile evoluzione. Per cui l'uomo a questo punto è molto costretto a confondersi. Perché provate ad immaginare che ognuno di noi sia collocato esattamente su una superficie, occupando un punto preciso di questa superficie. Quando questa superficie devolve in una superficie che arriva nel suo punto focale, tutti i punti di quella superficie arrivano in quello stesso fuoco. E se noi vediamo l'evento opposto, possiamo essere confusi dalla possibilità che noi, collocati in quel punto centrale, si possa scegliere su quale punto della sfera, di quella circonferenza della sfera, vogliamo andare. E no, noi non possiamo sceglierlo, perché noi, per avere l'idea di un poter andare da un centro su uno dei punti della sfera, dobbiamo avere come verità preliminare essere in un punto preciso di quella sfera, tornare in quel centro, dopodiché vedere il ritorno a quel punto dal quale noi siamo venuti. E allora potete tutti
capire che noi, quando stiamo vedendo il mondo, lo stiamo vedendo come facciamo quando compiamo qualsiasi lettura. Immaginate una riga di testo. Noi avanziamo con la nostra osservazione dalla prima lettera della prima parola, spostandoci nel nostro sistema verso destra, e poco alla volta spostiamo il punto di attenzione fino a occupare tutti i punti di quella linea. Se è un libro avente una sua logica, contemporaneamente a questa nostra lettura accade nella nostra intelligenza la visione, la comprensione dei simboli contenuti in quella riga di testo. Ma il nostro avanzamento nella riga da qui a qui è possibile solo immaginando che il nostro punto di osservazione sia fisso e la riga, una riga di dati, si sposti tutta verso questo punto, tanto che dal nostro punto di vista noi osserviamo il vero dato da una stringa di dati che viene verso di noi, verso il nostro punto di osservazione, e noi ne traiamo una immagine. Allora, se voi immaginate tutto ciò che è in atto come prodotto tra quel 10 per 10 alla meno 1, che è già tutto in atto e quindi è già tutto un progetto di una stringa infinita e colossale, e immaginate questo che si sposta dal futuro verso il passato, noi lo impattiamo con il nostro punto di vista proprio come una azione contrapposta e abbiamo l'impressione di avere definito noi quel futuro che sta avvenendo verso di noi, mentre invece noi semplicemente lo stiamo leggendo. Ecco, se tutta la scienza non arriva al fondamento di questo modello evolutivo assoluto che io vi ho prefigurato come la contrapposizione tra tutto ciò che è in potenza e tutto ciò che è interamente già tutto in atto, noi non possiamo immaginare che dal primo membro si vada nell'osservazione del secondo se non partendo dal secondo che si annichilisce e rientra nel primo membro. Se noi in quell'equazione attuiamo un passaggio dal secondo membro al primo come l'elemento fondamentale, solo su questa base noi possiamo vedere la creazione di cose che non c'erano, ossia il passaggio di ciò che è in potenza nella sua forma in atto. E noi possiamo credere che il futuro dipenda dal passato su cui noi agiamo per realizzare il futuro, mentre invece, e lo potete capire benissimo, il nostro modo di vedere è semplicemente la lettura uguale e contraria di tutto il progetto che avanza verso di noi. Ecco, su questa base che io vi sto facendo vedere, vi sto facendo capire tutta l'ingenuità assoluta di questi scienziati, che poi alla fine, dopo di avere capito cosa è vero quando si esprime nelle forme dinamiche dello spazio e del tempo, ignora assolutamente il terzo principio fondamentale della fisica, dato da azione e reazione, e prende per buono solo quello che vede in modo unilaterale, espresso nelle forme della materia e della luce, che sono forme non assolute, ma relative all'unità data dal loro prodotto.
Di conseguenza, se l'unità è il prodotto tra la materia e l'antimateria, oppure tra l'elettricità e il magnetismo, noi dobbiamo considerare proprio che stiamo vedendo, osservando M, la reazione a 1 fratto M. Questo noi stiamo osservando, perché l'attività, quella vera, originaria, è 1 fratto M. Solo su questa base noi riusciamo a vedere M, poiché 1 fratto M scinde il numero di M nell'unità assoluta di M, ossia lo riporta proprio all'esistenza assoluta e in potenza di quella massa reale, sono sulla base di questo assoluto annichilimento della massa, noi possiamo osservare la forma opposta presente nella massa. Solo poggiandosi sull'antimaterialità, noi possiamo osservare la materialità. Solo poggiandosi sulla esistenza relativa del moto centripeto del magnetismo, possiamo osservare la luce che esce fuori dai punti luce. Noi vediamo la luce uscire da un punto luce di una lampadina e crediamo che questa sia la verità, ma non è assolutamente vero se noi consideriamo che questa è una manifestazione relativa alla verità opposta, uguale e contraria nella sua dinamica, proprio per quel terzo principio fondamentale della legge dinamica, tanto che noi vediamo l'energia elettrica uscire dal punto luce di una lampadina semplicemente perché il magnetismo sta andando tutto a infilarsi nel centro di quella lampadina. Se non esistesse il moto centripeto dell'antimateria e del magnetismo, noi non osserveremmo nessuna uscita di luce da un punto di luce. Di conseguenza, quando lo stesso Einstein, osservando la relatività generale, la mette in relazione alla velocità della luce, ossia solo alla verità elettrica, allora sbaglia. Ma virtualmente non ha sbagliato, perché ha postulato poi non C, ossia la velocità della luce, ma C2. E C2 è il prodotto tra due inverse C, tra una C e una C di segno opposto. Tanto che C2 è esattamente il prodotto unitario di una velocità elettrica e di una velocità magnetica nella linea del flusso. Ma poi si confonde e, immaginando che questa possa essere tutta l'energia di una massa, certo che non sbaglia, perché una massa ha tutta quella energia quando essa trasla. Ma noi non possiamo considerare che quella sia l'energia totale di quella massa. L'energia totale di quella massa si ha anche quando la massa esplode anche nel piano trasversale. Solo allora, considerando la valenza elettromagnetica del piano elettromagnetico, possiamo dire che abbiamo tutta l'energia di una massa. Invece Einstein si riferisce a una massa materiale che non esplode e semplicemente trasla in un solo verso. È certo che ha ragione nella sua conclusione, ma non si deve compiere l'errore di credere che tutta l'energia di quella massa sia quella, perché va considerato anche il piano elettromagnetico nella sua possibilità di esplodere. Perché se non esplode è perché c'è il perfetto equilibrio tra l'ammassamento e l'espansione. Cioè tutto è contenuto nell'unità. Mentre invece noi, quando vogliamo avere una espressione
contrapposta all'ammassamento, l'ammassamento agisce tutto nelle tre linee, che poi sono i sei versi centripeti. L'espansione deve riguardare i sei versi centrifughi. Se ne riguarda solo due, questo e quest'altro, e disattende quelli che esistono nel fronte, allora vediamo benissimo laddove c'è il limite della verità denunciata da Einstein e a torto impiegata quando la scienza oggi desidera sapere tutta l'energia della massa. Certo, è tutta l'energia di una massa che non esplode, ma l'energia di una massa che esplode non è 2,997928, eccetera, il valore che è misurato nel vuoto, come velocità della luce. No, è il volume totale dato da 300 milioni di metri cubi, i quali 300 milioni di metri cubi sono tanti metri cubi messi tutti in sequenza, uno dopo l'altro, tanto da aversi 300 milioni di metri quando la sezione unitaria è di un metro quadrato. Ma se il piano elettromagnetico non è un metro quadrato, ma è più ampio di un metro quadrato, questo volume inevitabilmente rallenta la sua velocità, poiché la sua sezione è più ampia di un metro quadrato. Ecco, Einstein, non occupandosi della sezione vera e reale dell'elettromagnetismo, e occupandosi solo del flusso della luce, ha trascurato il volume elettromagnetico. Invece il volume elettromagnetico è esattamente i 300 milioni di metri cubi. Perché? Perché il volume esiste, se lo riferiamo al nostro campione unitario che è un metro cubo, come un cubo che ha tre lati componenti. Infatti il volume è dato da lato per lato per lato. Quando invece di osservare la somma, il prodotto dei lati, noi osserviamo la somma dei lati, 1 più 1 più 1, perché non vogliamo avere una rappresentazione triplice di quanto sia su un verso solo. Vogliamo avere l'osservazione su un verso solo. Allora, per avere su un verso solo la rappresentazione del volume che agisce in modo triplice con una linea, allora dobbiamo considerare un metro più un metro più un metro, e sono tre metri che esistono nel tempo di un metro. 3 a 1 è l'esistenza di quel volume. Ora, noi questo volume, se lo vogliamo osservare a livello proprio di unità atomica, dobbiamo immaginare che ogni metro è dato da 10 elevato a 10 angstrom. Quindi dobbiamo riconoscere il ciclo unitario dato da 10 angstrom e osservare il metro in ragione del ciclo e non in ragione dell'unità atomica, perché anche l'unità atomica ha la sua unità nel ciclo 10. A questo punto, se noi osserviamo in funzione di 10 il 10 elevato a 10 e diciamo che il fronte è con due dimensioni, allora noi abbiamo un fronte che non è un angstrom quadrato, ma sono 10 angstrom al quadrato, se ogni unità è data dal ciclo, 10 al quadrato. Allora il flusso totale di quel 10 alla 10 uguagliato ad un metro, diviso per la sezione di 10 al quadrato, esprime tutto il suo avanzamento lineare come flusso
in funzione di 10 elevato a 8, perché 10 elevato a 10 diviso 10 elevato al quadrato, ossia l'area ciclica, abbiamo come risultato di flusso reale il 10 elevato a 8. Quindi dobbiamo dire che quel 1 metro più 1 metro più 1 metro, ossia 3 metri al secondo, devono essere considerati alla dimensione 10 elevato a 8 ogni secondo, se noi vogliamo giustamente considerarli con riferimento al ciclo 10 unitario dell'unità atomica. E vedete a questo punto che il nostro volume espresso linearmente come 3 metri che esistono ogni secondo diventa un flusso reale di 3 metri moltiplicato 10 alla 8 che esistono ogni secondo con riferimento all'unità atomica in cui questo fenomeno si presenta a noi essendo espressione atomica dell'apparire. Ecco, se l'uomo finalmente agisce con coerenza, arriva a capire quello che non arriva a capire se fa come fa ora. Prende per buono quello che vede e non lo mette mai in relazione al fenomeno opposto, uguale e contrario, sulla cui base, e solo sulla cui base relativa, esso è visto. E così facendo, l'uomo esiste una opera secondo una unilateralità del suo essere scienziato, ed è uno scienziato unilaterale, ossia farlocco. Voglio dire che se l'intelligenza vera parte veramente dal principio assoluto e non a metà strada, come fa la Margherita Hack, quando parte a metà strada e non parte dalla considerazione assoluta che se lei vede una dinamica, essa è solo relativa alla dinamica uguale e contraria. Se uno parte a metà strada e considera solo metà del fenomeno, certo, si arriva alla visione relativa di un mondo in cui noi appariamo liberi di creare il nostro futuro, mentre invece semplicemente stiamo osservando un progetto possibilistico che dal futuro si sposta verso di noi e che noi vedremo variato e ci sembrerà variato per forza nostra. A questo punto, confondendoci assolutamente e credendo che all'origine di tutto non ci sia un 1 uguale 10 decimi, ma ci sia un nostro potere reale e capace di fare quello che noi vogliamo. Disinseriti dal perfetto esistere di tutto ciò che è contrapposto, esiste tutto, tutto già fatto, tutto già perfetto e che esiste come il prodotto tra 10 il padre e 10 alla meno 1 il figlio.